Benvenuti al Nimmo. Benvenuti al Nimmo. Welcome to the Italian Festival and the 10 Coco Comfortable Questions. Benvenuti all'Italian's Festival e qua voi le 10 domande con Mimmo. Benvenuti all'Italian's Festival e qua voi le 10 domande con Mimmo. Welcome to the Italian's Festival. Buon pomeriggio, un ringraziamento a Chris Costa. Bravo Chris, bravo! Grazie. Allora, io sono Sergio Spaccavento e oggi pomeriggio vi presenterò un format che è il 10 domande comode comode, che in realtà doveva essere la parodia di un altro format, che erano 10 domande scomode di Davide Boscacci che c'è ogni anno, che però esaltato, pare per terrore del confronto. Comunque, detto questo, è il momento di chiamare sul palco Maccio Capatonda. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Si sente? Anche troppo. Mimmo? Sì. Ok. Posso darti del tuo? Sì, ho portato una maglietta del festival. Ah, grazie. Che combinazione di questo festival, sì, tra l'altro, questo. Vedi? Posso, a volte le coincidenze. Posso spogliarmi? Sì, okay. Sì, se le persone in sala apprezzano. Sei mai stato all'IF? Sì, ma mai come persona intervistata, sempre come pubblico.
Tu sai che l'IF è il festival della pubblicità e della comunicazione, ogni anno ha un tema. E quest'anno il tema è la human intelligence versus l'intelligenza artificiale. Perché avete pensato a me per human intelligence? Perché vogliamo dimostrare che sei una persona diversa. Sì. Sì. Sapevi che l'uomo ha il suo cervello che è capace di immagazzinare fino a 1 milione di gigabyte? E oltre ad archiviare riesce a combinarle in una maniera del tutto inaspettata e crea l'idea. Io ormai ho 256 giga sul telefono, quindi non li uso più tanto quelli del cervello. Cioè uso più il telefono. Ma questa era già la domanda. No, infatti, però, comunque. Allora, Maccio Capatonda. Ma per caso sei parente di Alfredo Capatonda? No, Maccio è il nome d'arte. Okay. Il mio nome è Marcello Macchia. Ok. Abbiamo utilizzato un algoritmo con la redazione dell'Italian Festival che è riuscito a carpire dalla rete tutte le informazioni su cui tu sei schedato e ha creato una sorta di biografia per chi non ti conoscesse, che se ti va possiamo ascoltare insieme. Sì. Marcello Macchia, nato il 23 aprile, corrente anno, a Chieti nel Wyoming. Figlio di una lavatrice e di un milite ignoto e cresciuto in una famiglia eterosessuale, sin da piccolo dimostra il suo talento per l'audiovisivo vincendo per 2 anni consecutivi il premio Mister Astuccio di Snoopy. Dopo un'infanzia tra alcol e gioco della bottiglia, frequenta l'università a Perugia per poi rifugiarsi a Milano per debiti di gioco. Lì lavora come garzone del panificio, il paradiso della pagnotta. Per poi iniziare la sua carriera di videomaker. Famoso per i suoi trailer ironici e protagonista, regista e autore di importanti format televisivi tra cui il programma di punta della Rai, L'Ora Esatta. Protagonista di gossip che lo vedono fidanzato con Anna Pannocchia, Charlize Theron e Elisabetta Canalis. Ha all'attivo film come Italiano Medio, Omicidio all'Italiana, serie TV e programmi radiofonici come il programma di punta Radio Rai, L'Ora Esatta. Insieme a Salvini e Di Maio va alla guida del nostro paese. Sue le più importanti riforme che lo portano al successo social. Convive con una sedia e un rastrello da giardino adottato 3 mesi fa. C'è un errore. Quale? Io ho lavorato nel panificio Il Paradiso della Michetta. Non della pagnotta. Non della pagnotta, sì. Vabbè, è un software sperimentale. Un errore ci sta anche. Però torniamo alla nostra intervista. Come da format, sono qui costretto a farti 10 domande comode. Se ti va, possiamo iniziare. Sì. Allora, innanzitutto, come stai? Benino. Bene. Ma ti chiami davvero Marcello Macchia? Sì. Seconda. Sicuro? Sì. Quanti anni hai? 40. Di che segno sei? Leone. Quanti anni hai? 40, già me l'hai fatto. Vabbè, per comodità te la rifaccio così. Quanto fa 1 più 1? 2. Uh-huh. Dove hai parcheggiato? Questa non è proprio comodissima come domanda. Cioè, Vabbè, te la faccio una più facile. Dove vorresti aver parcheggiato? In via Savona. Vabbè. Cioè, qua davanti, praticamente. Che tempo fa oggi? Nuvoloso, tendente a pioggerelline. Ok, adesso come ultima domanda c'è quella che vorrebbero fare tutti quanti sicuramente in questa sala. Che non era la 9, ma è la 10. Sei pronto? Sì. La domanda è, ti piace la pizza? Sì. Ok. Belle domande. Sono 10. Grazie a tutti, noi abbiamo terminato. Un applauso. Grazie. Grazie. 40.
In realtà avremo ancora qualche minuto, se per voi va bene staremmo e alla fine con tutto quello che avete pagato pare anche un po' brutto finire così. Se vi va continuiamo. Sì, bravo Sergio, continua. Vabbè dai, tu hai tempo ancora. Sì, io avevo previsto 45 minuti. Vabbè, le domande le abbiamo fatte comunque. Vabbè, facciamo qualcosa di improvvisato, senza dai. Di cose scritte, perché... Facili però, eh. Ok. Tu forse sai che nel 2015 una società di Hong Kong ha creato un androide dalle fattezze umane, fattezze femminili, che risponde al nome di Sofia, che è in grado di riprodurre, lo sai sicuramente, 62 espressioni facciali umane e ha una capacità di dialogo senza precedenti. Pensa che nel 2017 è stata addirittura nominata dal programma delle Nazioni Unite Innovation Champion e ha avuto anche la cittadinanza di un paese, il primo androide ad avere la cittadinanza, in questo caso dell'Arabia Saudita. Ti faccio vedere adesso un estratto della sua intervista, un pezzettino della sua intervista, così la conosci un po' meglio. You want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Sì, doveva essere più fluido, però fondamentalmente gli ha chiesto se voleva distruggere l'umanità, ma tu in inglese no. Cosa ha detto? Che la distruggerà. E te l'ho fatto vedere perché voglio arrivare a questa domanda. Stephen Hawking ha recentemente, oddio, tempo fa, ha detto la seguente frase. In teoria i computer possono emulare l'intelligenza umana e perfino superarla. Il successo nella creazione dell'intelligenza artificiale potrebbe essere il più grande evento nella storia della nostra civiltà. O il peggiore, non lo sappiamo, non possiamo sapere se l'intelligenza artificiale ci aiuterà o ci distruggerà. Volevo un commento su, per iniziare in maniera improvvisata, una domanda facile, volevo un commento su questa affermazione. Ma è molto difficile, veramente vuoi che risponda a questa cosa? Possiamo andare, ma sì. Alternative. Ma io penso che sì, di base l'intelligenza artificiale debba aiutare l'uomo a migliorare il mondo, no? A renderlo più vivibile, soprattutto a non permettergli di distruggerlo. Però appunto se per fare questo c'è bisogno di uccidere l'uomo, ben venga. Cioè... Spiegati meglio, tu pensi che l'uomo possa essere considerato un virus sulla Terra? Sì, un po' sì, penso che l'uomo sia la creatura che sta facendo più male al mondo, cioè le pecore non credo che distruggano il mondo, cioè stiano distruggendo il mondo, neanche le formiche. L'uomo comunque ha un impatto importante sulla natura, quindi se le macchine... capiranno che l'uomo è nocivo per il pianeta, magari potrebbero arrivare a pensare, magari l'uomo le inventa e gli dice aiutateci a salvare il mondo e queste capiscono che devono uccidere l'uomo, quindi potrebbe succedere questo forse, no? Tu che dici? Speriamo di no, se il programmatore gli dice di salvare il mondo affinché l'uomo possa salvare vivere. Il mondo tranne uccidendo l'uomo. Quindi così ce la caviamo. Ok, basta mettere questa postilla. È una stringa. Ok. Sai, c'è qualcuno che dice che l'intelligenza artificiale sta diminuendo o andrà a diminuire i posti di lavoro creando una nuova economia mondiale. Ed è chiaro che il miglioramento delle capacità di apprendimento e di automazione delle macchine spaventi un po' i lavoratori, non solo quelli manuali, ma anche quelli che usano la testa. Perché alla fine, in confronto a un lavoratore normale, umano, la macchina non si ammala mai, non si lamenta, se viene lasciato dal fidanzato non va al bagno, non va al bagno, non ruba, non, è lento. Cioè, insomma,
contrapposizione tra lavoratore e uomo, anche nei lavori creativi, in confronto a una macchina, è diciamo abbastanza forte. Quindi, secondo te, l'intelligenza artificiale ci potrebbe far lavorare di meno, però per questo motivo potrebbe addirittura far regredire le nostre capacità mentali? Più di come sono adesso? Più di come sono adesso. Ma io, sicuramente sì, potrebbe togliere posti di lavoro all'uomo, però potrebbe anche aiutare l'uomo nello svolgere determinati compiti che magari non è in grado di fare, oppure potrebbe distruggere l'umanità, come il mio auspicio. Il tuo auspicio. Sì. No, io spero che si riesca a ottenere un equilibrio tra appunto macchine e umani che permetta all'uomo di non diventare di non regredire, perché per me già il telefonino mi regredisce. E poi tra l'altro penso che il regresso sia una cosa buona per quanto riguarda l'uomo, io non credo che il progresso attualmente sia positivo per l'essere umano, penso che il progresso ci stia facendo rincoglionire, perché ci rende comodi, troppo comodi, tutto quello che faranno le macchine in futuro toglieranno all'uomo mansioni, cose da fare, e poi l'uomo cosa fa? Poi, fondamentalmente niente, sta sul divano a guardare Netflix. Però potrebbe risparmiare quel tempo e dedicarsi, che ne so, all'arte, anche all'hobby che gli piace di più. Secondo me già sono troppi quelli che si dedicano all'arte. Dovrebbero appunto permettere all'uomo di fare anche cose che magari... Ad esempio tu senza navigatore sei l'uomo più disorientato del mondo. Io? Un ipotetico. Ah, io pensavo sapessi questo mio difetto, così l'avessi letto. Io quando guido cerco di non usare il navigatore, perché così il mio cervello ragiona e dice: ah, lì devo girare a destra. Ecco il motivo del ritardo di oggi. Sì. Okay. Sì, sì. Chiaro. Però è un ritardo che mi ha arricchito, perché la prossima volta non farò ritardo. Anche gli errori sono giusti per l'uomo. Non ti ho soddisfatto? Non fino in fondo, perché secondo me alla fine se impariamo ad usare bene la tecnologia e va a risparmiare del tempo per operazioni inutili o comunque... Ma l'uomo è uno stronzo. Comunque se c'ha qualcosa che lo fa stare comodo, continua ad andare in quella direzione. Ma ti recupera del tempo per poi magari dedicarti non all'arte, ma alla necrofagia. Alla coprofagia? No, intendevo... No, non mi permetterei mai. Parlavo di necrofilia. Ah, ok. Può dedicarsi alla lettura, agli studi, ad un altro... Però, vabbè, ognuno ha... Tu hai paura che qualcuno faccia il tuo mestiere. Sì, che esatto. Okay. Vabbè, allora, appunto, la creatività alla fine è un mestiere, non solo in pubblicità, ma anche nei contenuti social, insomma, altri vari. E la tecnologia potrebbe aver però negativamente sballato i tempi di produzione, di brainstorming. Basta vedere oggi le presentazioni che magari devi fare per un committente, per un cliente, che ti chiedono un lavoro in due giorni, in un giorno, anche abbastanza preciso, e il computer ti aiuta ovviamente nell'esecuzione, nella creazione, però ti va a togliere tempo nella parte invece di ricerca, sia mentale che o anche nel brainstorming, tutto quel tempo che il cervello dovrebbe aver bisogno per decodificare un'idea, per crearla, giusto? Quindi è probabile che spesso e volentieri nelle agenzie
io per pri- no, le agenzie si va anche con la prima idea che ti è venuta in mente, non hai fatto una grande ricerca, la fai quasi retroattiva quando va avanti, cerchi di parare il colpo. Quindi non c'è tutto quel tempo che meriterebbe la creatività. E la domanda a questo punto che vorrei farti, una domanda improvvisata totalmente, è possibile invece che l'intelligenza artificiale ci possa aiutare proprio nella creatività, ad assolvere quelle ricerche, quelle situazioni invece di cui parlavamo prima, che, a parte il navigatore, e quindi ti dia tutti i presupposti per arrivare invece a una definizione di un'idea più veloce? Aspetta che ci penso molto. Prendete il tuo tempo. Ma praticamente, cioè, l'hai già detto durante la domanda lunghissima che hai fatto, cioè l'intelligenza artificiale ci può aiutare nella fase di ricerca, magari di soluzioni possibili ad un brief, per dirti. Poi l'uomo potrebbe scegliere queste varie soluzioni, però penso che l'imprevedibilità umana e la stupidità umana non potranno essere raggiunte dall'intelligenza artificiale, perché comunque l'uomo mantiene una sua, un suo approccio che può essere imprevedibile e che secondo me magari non verrà mai raggiunto dall'intelligenza artificiale. In altri casi l'intelligenza artificiale potrebbe proporre un pensiero laterale a cui l'uomo non era arrivato, perché impegnato a stare sul divano, guardare le serie TV. Quindi sì, penso che possano convivere le cose. Cioè l'intelligenza fa le ricerche e l'uomo poi sceglie i risultati. Quindi stai arrivando alla risposta di prima. Sei d'accordo che può aiutare? Sì, alcuni casi. Non dico a me sì, può aiutare, sì, in alcuni casi. Ok, ti faccio adesso ascoltare un brano che dovrebbe partire ora. Doveva partire, ecco. Vabbè, dovrebbe sentirsi adesso un pezzo. Vabbè, te lo racconto. Praticamente sono delle note che fanno blim blim blim. No, ecco. Adesso lo senti. Avete fatto bene il check audio. Sì, ma ogni anno così. Un'ora. Mi boicottano da anni. C'era anche un serpente nel camerino. Un'ora di check audio, ecco il risultato. Ok, quello che avrei voluto farti sentire era un pezzo di musica classica che sembra Beethoven, ma in realtà non è Beethoven, anzi è Beethoven AI, cioè Artificial Intelligence, perché esiste un software che si chiama EMI, che è Experimental on Musical Intelligence, che è partito praticamente dal repertorio di Beethoven, la sua musica, ha trovato una matrice, un codice, e l'ha poi reinventato per creare qualcosa di nuovo, di originale. Però c'è anche un altro software che si chiama Gen Jam, che va a improvvisare il jazz in instant, cioè live in coppia con un umano. C'è l'arte pittorica con Aaron, che nel 1973 ha creato dei quadri partendo da fotografie, ma anche da rumori, eccetera. Insomma, per tutto questo per dirti che la creatività computazionale, cioè quella creata in maniera artificiale da un computer, è capace di creare videogiochi, ricette di cucina, poesie, racconti. Quindi in realtà non ce ne accorgiamo, ma è abbastanza avanti. Però questo, ti faccio adesso una domanda semplicissima, molto molto semplice, ovvero che cosa significa secondo te essere umani e pensare? Però pensare creativamente, una domanda filosofica che ti mette un po' anche a tuo agio, che so. Significa scontrarsi con i propri demoni e tirar fuori qualcosa di imprevedibile.
parlando di arte, parli di arte, no? Creatività. Della sì, l'arte che fa parte della creatività, cioè la mia qualsiasi... La mia sensazione è sempre quella che, secondo me, le macchine, per quanto possano buttarsi nell'arte, nel campo dell'arte, quindi disegnare, fare... magari raggiungono, possano raggiungere solo dei risultati mediocri o comunque non davvero alti, perché l'uomo è più, essendo umano, è più in grado di, è più imprevedibile, magari più in grado di tirar fuori un'essenza che la macchina non riesce a raggiungere, proprio perché ha un passato, ha un... L'uomo, dico, ha un passato, ha una serie di problemi mentali oppure una serie di, insomma, di trascorsi che lo portano ad essere più vero in quanto approccio, e magari creare delle opere d'arte che una macchina non riuscirà mai a fare. Poi magari mi sbaglio, nel senso che magari nasce la nuova macchina che diventa Beethoven, però la mia sensazione è questa. Che l'ispirazione reale che ha un creativo, un poeta, uno scrittore, un cioè nasce dal musicista, vissuto, dall'esperienza, dal vissuto, ma non solo, anche da una sorta di folgorazione che è praticamente anche inspiegabile per chi la crea in molti casi. Tipo quando io ho inventato Già Mangiato, sono stato folgorato da questa luce. Mi ricordo. Che secondo me una macchina non lo crea, Già Mangiato non avrebbe mai fatto. Già criptato, avrebbe già acceso, scritto, già potrebbe, criptato, sì. Poteva fare una cosa del già genere. Hackerato. Già hackerato. Va bene. Già scaricato. Ti va bene questo? Sì, sentiamo cosa ci propone Chris. Tra l'altro penso che tra l'altro io... Allora, torniamo per i prossimi, adesso abbiamo altri 7 blocchi da 20 minuti. Comunque sono difficilissime queste domande, cioè. Detto comode. Per farti venire. Sono domande, Se no non saresti venuto. Vabbè, allora parliamo di una materia dove magari qualcosa sai di più. Parliamo di umorismo. Allora, io credo che l'umorismo sia pura creatività,
Henry Bergson un tempo disse che non vi è comico al di fuori di ciò che è veramente umano. Qualcun altro dice invece che le macchine non sono proprio in grado di prenderci di sorpresa e l'umorismo si basa spesso sulla sorpresa, sulla meraviglia. E parebbe anche che il senso del ridicolo vada a mettere in gioco due capacità che paiono precluse all'intelligenza artificiale, cioè quella di entrare emotivamente nella testa degli altri e quella di autocomprendersi, autocompiacersi. Questa è una promessa, Madonna. Era per confonderti. Quindi, secondo te, una macchina può far ridere oppure può ridere? Sì, no e perché no? Secondo me ho la sensazione di no, cioè che non può far ridere la macchina. Ho questa perché appunto per far ridere ci vuole la scemenza artificiale, cioè la scemenza umana un po', che è un mix tra scemenza e intelligenza. Cioè, forse se inventano la stupidità artificiale magari può far ridere, perché l'umorismo appunto nasce da situazioni come hai già risposto tra l'altro alla domanda facendola, che sono umane, e anche come dice il carissimo. Quindi penso di no, la mia risposta è no, ho la sensazione che una macchina non capendo l'autoironia, la presa in giro, cioè queste cose sono prettamente umane, quindi penso che allo stato attuale delle cose no, hanno inventato una macchina che fa ridere? No, c'è un software che... Perché se no me la compro e faccio lavorare lei. C'è un software che, dove hanno immagazzinato e archiviato migliaia di battute, di barzellette, come i pezzi di Beethoven, ha cercato di capire qual era la matrice, qual era la funzione. Il problema è che nonostante avesse studiato parecchio, non c'era nessun risultato che potesse far ridere, tranne una specie di gioco di parole, probabilmente involontario. E com'è? Lo sai questo? Qual è la barzelletta che era inventato? Qualcosa sugli alberi, ma non me la ricordo, l'avevo letto su Focus Junior settimana scorsa. Quindi ho ragione scorsa. Nel dire che le macchine non possono far ridere. Secondo me non possono far ridere, però la cosa è strana, perché se ci pensi, nella creatività computazionale, cioè quello che ti ho detto prima, le poesie, i racconti, le ricette, la musica, una macchina una volta che ha capito qual è la matematica, lo stilema, il meccanismo comico, non capisco perché non sia in grado, per esempio facendo il giochino delle crasi o inventandosi quello che fai tu spesso, i nomi delle persone in maniera... In realtà dovrebbe essere capace di fare qualcosa del genere, non parlo di autoironia che magari deve comprendere altro. Secondo me le macchine prendono la vita troppo seriamente, cioè queste sono troppo seriose, per far ridere devi anche un po' prendere in giro la vita, vivere un po' in una bolla in cui alla fine niente è così importante. E questa bolla ti permette di prendere in giro l'umanità, mentre penso che le macchine siano per ora attualmente molto molto ingegneri, cioè possono fare gli ingegneri, i piloti, anche se le macchine che l'astronauta hanno, l'astronauta può fare anche lo scrittore, però la risata mi sembra davvero, cioè, è un po' inspiegabile il motivo, l'umorismo in generale deriva da qualcosa di innato che non riusciamo neanche a spiegare noi, cioè l'umorismo anche per noi non è proprio matematico, cioè ci sono battute che possono far ridere però dette in un modo fanno ridere, dette in un altro modo non fanno ridere, quindi è davvero difficile creare l'algoritmo giusto da dare poi a una macchina e farla diventare un comico. Se
se ci fosse la comprerei appunto per farmi dare una mano spesso. Va bene. Va bene? Adesso c'è... Posso andare? No, abbiamo ancora mi sembra 97 minuti. La cosa più ancora... difficile che abbia mai fatto. E non è ancora finita. Allora, adesso c'è la domanda hashtag. Tu sai benissimo che settimana scorsa abbiamo chiesto online di farti una domanda. No, con non l'hashtag. Lo sapevo. Vabbè, è successo e all'appello hanno risposto migliaia di persone. Adesso non so il numero esatto, ma ce ne sono state veramente tante. Ed è stata sorteggiata una, firmata da un certo Paolo Grossi. Vabbè, Paolo? Che magari è in sala, non lo so. Paolo Grossi. Rossi? No, Grossi, con la G di Grossi. Punto G. E ti vado a leggere questa domanda che ha fatto, che abbiamo preso. Allora, ce n'è una, che non è questa qui? Vabbè, è questa qui. L'hashtag era chiedilo a Maccio. Uh-huh. E questo Paolo Grossi scrive: innanzitutto complimenti vivissimi a Sergio Spaccavento, che è un bravissimo creativo, autore, docente universitario, soprattutto un bellissimo uomo. Vabbè. Vorrei chiedere a Maccio se pensa che Sergio sia solo bravo o anche una meraviglia della natura, anche se la risposta è scontata. Ha scritto questo, è una domanda. Paolo Grassi, no Grossi. Ah, Grassi, sì, vabbè, Paolo Grassi. Grassi, ha scritto lui, è una persona. Quella è la foto di Paolo Grassi? Suppongo di sì, se l'ha messa. Boh. Cioè, c'è anche hashtag tweet vero. Quindi non soprattutto dove... bravo, oppure un bellissimo... Vabbè, ci ha fatto penso, una domanda. Devo rispondere davvero? Certo, penso che Sergio Spaccavento sia non bravissimo, medio bravo, e non la meraviglia della natura no, direi di no. La lascerei ad altri. È un tuo pensiero questo. Però la risposta è scontata, quindi qual è la risposta scontata? Non so, bisognerebbe chiederlo a lui, però suppongo che fosse simile alla tua. Comunque evidente. Sembra chiaramente che, sì, che l'abbia scritta tu questa... Cioè. Non avrebbe alcun anche senso. Anche perché la foto ci sembri tu. Anzitutto ha degli occhiali che io c'ha gli porto. Occhiali, cioè neanche, anche i baffi. Anche i baffi che io, come vedi, oggi non ho. Quindi non avrebbe alcun senso. Boh, vabbè. Senti, faccio una domanda adesso secca, che era senza tutti quei noiosi preamboli o la risposta sì, che inclusa che ti mette in difficoltà. Allora, che cosa ne pensi del rapporto tecnologia, social network e le nuove generazioni? Ok. Allora, penso che... visti da uno che ha 40 anni, la cosa mi spaventa un po', perché spesso vedo giovani che sembrano totalmente immersi nel mondo virtuale, appunto dei social, e che vivano esclusivamente per questo. E la cosa mi spaventa. Però penso che sia una paura anche infondata, perché d'altra parte credo che loro vivano questa realtà in modo più naturale, cosa che a differenza di come facciamo noi, perché noi conoscendo anche cosa c'era prima, quindi la realtà normale, l'ambiente esterno, gli alberi, no? Queste cose quelle qui, cose no? In 3D che si... queste cose in 3D che si toccano, abbiamo la sensazione che vivendo invece solo nel mondo virtuale sia quasi una dipendenza, sia un sbagliato. Probabilmente i giovani, vivendo già lì, la considerano come quasi una cosa normale e probabilmente sanno usare molto meglio di noi questa tecnologia, perché ci sono nati, i famosi nativi digitali. Quindi penso che alla fine il mondo, insomma i social e tutto questo possano essere semplicemente una delle tante cose che del progresso, partendo dal presupposto che io sono contro
questo tipo di progresso. Tu sei contro gli uomini in generale. No, contro l'umanità. L'umanità. Sì, 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 quindi ho una duplice versione. Se devo dire la mia, mi fanno molta paura questi ragazzi, anche perché nascono con la telecamera in mano, cioè ormai nascono, anche per le professioni, molto spesso ormai, cioè, ci sono pochi giovani che sognano di fare l'agricoltore, credo, o il meccanico, perché la tecnologia, il mondo di YouTube ti rende accessibile una popolarità e una serie di lavori che magari non servono in realtà all'umanità. Ecco. Anche se appunto magari dentro questi lavori invece, cioè, loro sono bravi a trovarsi, a inventarsi nuovi lavori. Quindi io da un lato non li capisco, cioè ho un cervello forse ristretto, rimasto agli anni 90. Senti, a questo proposito, tu hai fatto TV, hai fatto digital, YouTube, Pornhub, hai fatto cinema. Ferramenta. Quindi, secondo te, proprio il futuro di questi canali, questi mezzi e questi luoghi dell'audiovisivo, quale, dal punto di vista della fruizione, dal punto di vista della creazione e dal punto di vista della produzione, quali saranno? Cioè, tutto questo. Ti devo dire il futuro del. Sì, questa. Ci sono molti hanno desiderano questo per poi sapere dove investire. Ah, devo salutare Marco Salom che mi ha detto di salutare. Ciao Marco. E io volevo salutare Roberta Carrieri. Roberta Carrieri. E anche Paolo Grossi, che ringrazio ancora per il. Ma che non è. Futuro dell'audiovisivo. Fruizione, iniziamo dalla facilità, da come spettatore, dalla fruizione. Allora, io non so più cosa ci può essere di più di quello che già abbiamo, perché veramente siamo circondati da schermi. Beh, la realtà il VR, un'immersione totale. Ce l'abbiamo già, appunto, mi immagino appunto un mondo come nel film di Spielberg, Ready Player One, dove tu ti metti il casco e vivi in un altro mondo, però non so che altro dire, perché già abbiamo tutto a portata di mano, la rete ci offre veramente qualsiasi contenuto che vogliamo, abbiamo perso anche il gusto di fruirli. Io ad esempio, quando dovevo andare fino alla videoteca andare fino alla videoteca per scaricarmi un film, per guardarmi un film, affittarlo, provavo una sensazione di soddisfazione quando poi tornavo a casa e me lo guardavo. Adesso sto magari un po' di imbarazzo mentre l'affittavi, sapendo i titoli. Sì. Adesso invece ho talmente tante possibilità che alla fine non te li gusti. Magari vedo un film che mi piace e dico vabbè, ma tanto sta lì, me lo guarderò quando sarà, poi non me lo guardo mai. Quindi ho l'impressione che siamo immersi in un mondo di cazzate, fondamentalmente. Cioè, perde anche il valore, troppa offerta ti fa perdere, sì, il valore delle cose. Sì, ma poi cioè il mondo ci spinge, secondo me, verso il divano. Cioè il principale obiettivo di ognuno di noi, che immagina di raggiungere una felicità, una tranquillità, è quella di stare sul divano a guardarsi tutti i possibili contenuti che ci offre. È la poltrona di la rete. E questa cosa ci rende immobili, ci rende statici, ci rende anche privi di iniziative. E dal punto di vista della produzione, che un tempo sai che ci volevano denari, un sacco di professionalità, macchine giganti. E questo è a maggior ragione, nel senso che, essendo molto più facile accedere alle attrezzature, alla tecnologia per produrre video, ci sono molte più persone che lo fanno, e io sono uno di quelli, nel senso che quando ero piccolo dovevo comprarmi la telecamera, fare montare con due videoregistratori le cose, insomma avevo già quando ero piccolo io era accessibile, ma adesso è davvero
semplice, quindi insomma anch'io sono figlio di questa digitalizzazione della digitalizzazione. Quindi non lo so, il futuro lo vedo che saremo tutti produttori di contenuti e vivremo in questo mondo in cui si pagherà usando le views. Tipo, io sarò il giardiniere francone alle views e ognuno insomma sarà un consumatore e allo stesso tempo un broadcaster, sia pubblico che broadcaster. Quindi ok, però questo potrebbe essere anche positivo, perché magari la gente non smetterà di fare i lavori che fa adesso, però farà il lavoro tipo appunto, che ne so, il giardiniere, però con le proprie views, con il proprio seguito di persone che lo guardano. Per concludere, vuoi lasciare questa sala ormai entusiasta di questo speech fuori dal comune, ritmato, adrenalinico, con un consiglio, un'offesa, un ipse dixit? Un consiglio? Un saluto, un insulto... Tanto peggio di così. No, che dire? Non so se vogliamo far risentire quel pezzo di Beethoven. Se vi va. Se c'è, no, io spero appunto in che tutto il mondo sia in grado prima o poi di regredire e che possa appunto vivere la realtà e non la... Ma c'è un umano che si può salvare? No, ma gli umani si possono salvare, però devono un attimo darsi un po' più da fare, alzarsi dal divano e andare al bagno, almeno. Almeno per andare al bagno, diciamo. Sono d'accordo. Eh? Dai, okay. Grazie Marcello. Come vorrei fare io adesso, sì. È il momento giusto.